Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Dragon Ball Xenoverse. Adesso faremo insieme una missione parallela, veramente, veramente molto difficile. Allora, vediamo, questo sicuramente lo dovrò fare online con gli altri ragazzi perché è veramente difficile. Allora, come vedete, io sono riuscito a fare Eterno Rivale in grado Z solamente online ragazzi, perché non si può fare. Allora, faremo impostazione livello grosso modo uguale. Più o meno sul livello 85 in su, perché sennò qua 80-85 in su, perché sennò qua, come ho detto, non si riesce a sconfiggere tutti gli avversari. Ok ragazzi, adesso andremo a fare la missione parallela Eterno Rivali, che è veramente difficile. Adesso vedremo di sconfiggerli. Giocando online ragazzi si vince sicuramente al 99%. Allora, sconfiggiamo a Vegeta. Allora, visto che sono un Saiyan, mi conviene trasformarmi e fare subito, se me lo va a fare, ecco qua, le supreme, gli attacchi supreme ragazzi, così le finiremo il più presto possibile. Come vedete ragazzi, dobbiamo solamente spammare qui, c'è poco da fare. Ok, Goku già in Kaioken. Un po' di energia. Ok, allora, carichiamoci un pochettino. Ok, un bell'attacco Vegeta. Prendiamo un po' di vigore e trasformiamoci. Voilà, abbiamo beccato, sì, un altro attacco. Perfetto, è rimasto Goku. Nel frattempo che Vegeta ritorna in vita. Dai, Goku, fatti sotto. Così, beccati questo. Ragazzi, sto spammando a manetta proprio perché questo lo faccio solamente nelle missioni contro il computer, mai online. Così finiremo il più presto possibile questa missione, che è veramente molto difficile. Perché di questo? Aia. Aiaiai. Perché di questo, tieni. Ok, chi è rimasto qua? C'è Vegeta, no? Scomparso per tutti e due. Ah, eccolo lì. Vai, sfere evanescenze. Non l'ho preso, mannaggia. Becchiamolo. Oh, c'è Goku qua. Stai calmo, ciccio. Vieni qua, vieni. Bravo, diamo un po' di vigore. Grazie, molto gentile. Ah, beccati di nuovo questa. Certo ragazzi, con l'attacco supremo di Majin Buu è veramente fortissimo. Una sfera potentissima, nel miglior modo per caricare velocemente. È proprio perfetta nei duelli. Vai, un altro bel attacco. L'ho beccato, va benissimo. Ok, anche il bonus, c'è anche il bonus. Nel frattempo ci carichiamo. Ed eccolo qui, Gogeta. Vai. Attacco. Mamma mia, stiamo proprio distruggendo. Ok, manca pochissimo. E abbiamo vinto pure contro Vegeta. E Gogeta è fuori, perfetto. Vediamo se c'è qualcun altro qui.
Ed eccole qui ragazzi, Super Saiyan Good di Vegeta e di Goku. Che sono pericolosi questi qua. E la madonna. Attacchiamo. E hanno tanto tanta energia, mamma mia. Sembra che non finiscono più. Ok, carichiamoci nel frattempo. Vai, 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 vai. Lo sghiezzi. Cosa ha fatto? Vai con gli attacchi. E fatti prendere. Ok, ho caricato gli altri, così sono a posto. Ok, ciao ciao Goku. E voilà, Goku è andato via, manca solo Vegeta. E come vedete ragazzi, stiamo spammando proprio a manetta. Cioè non c'è neanche un minuto di pausa per sconfiggere questi tre. E noi siamo tutti di livello più o meno 80, eh. E voilà, ha ricevuto anche un'abilità. Io, finalmente. È grado Z, come vedete ragazzi, grado Z solamente online si può ottenere. Abbiamo vinto, forse sei semplicemente idiota. Ah, non ce l'avevo questa capsula e adesso andremo a vedere insieme di cosa si tratta. Allora, andiamo subito a vedere cosa abbiamo sbloccato. Allora, praticamente io avevo quello di Goku che diceva si attiva dopo la battaglia, riduce di molto il vigore del nemico. Invece quello di Vegeta, che aumenta su super colpi dell'aura, che a me mi servirebbe, e dice si attiva dopo la battaglia, azzera l'aura del nemico e ne impedisce il recupero un breve periodo. È molto buono, molto buono. Io prenderò quello di Vegeta. Ok, poi abbiamo sbloccato altre abilità, andiamo subito a vederli. Allora, di questi qua non credo. Ah sì, infatti. Colpo finale forse, lanciati in avanti a velocità incredibile, se ti avvicini al nemico in modo corretto sicura un potente attacco con colpo. Ah, questo qua, molto buono. E poi l'altro. Andiamo piano, sennò qua. Qua niente, niente, niente. No, solo quello lì. Ok, niente di che. Un po' di attacco supremo, forse qualcosa. Ah, super cannone gallico, ho capito. Attacca il nemico con un cannone gallico potentissimo. Più carica la mossa, più la sua potenza cresce. Ok. E poi di schivata, credo niente. E infatti niente. Ok. Va bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come vedete la missione parallela non è stata per niente facile. Bisogna praticamente giocare solamente online. Oppure dovete avere il livello 99 ragazzi per sconfiggere, perché è veramente difficile. Ok ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, commentate, condividete e spolliciate a manette. Noi ci vediamo nei prossimi video di Dragon Ball Xenoverse. Ciao!